Ave, popolo bianconero! È ritornato il vostro YouTuber preferito, è il mio terzo video oggi. E oggi aprirò una nuova rubrica di Pippe senza gloria! Oggi vi farò vedere le nuove 5 Pippe che oggi avranno la gloria! Da me, la gloria! Con dei nomi scrausi, cognomi scrausi! E non avrò mai successo nel calcio. E incominciamo dalla quinta posizione. Nella quinta posizione c'è l'uomo che ha temperato più matite di tutti quanti. Ha avuto pure la medaglia da Guinness World Record. Sto parlando di Grafite. Grafite, un cognome da ricordare come l'uomo che ha temperato più matite di tutti. E allora non ci... E no, cosa devo dire? Non devo dire niente. Ok, allora passiamo alla quarta posizione. Alla quarta posizione abbiamo un uomo che ha perso tutti i denti. È rimasto con solo un dente. Sto parlando di Dentinho! Dentinho! Ha solo un dente. Gioca a calcio nel Corinthians. Corinthians, sì. È dentigno con solo un dente. Beh, chissà cosa farà. Da una gomitata e perde l'altro. Ciao ciao. E allora passiamo alla terza posizione. Saliamo sul podio. E adesso c'è un uomo, un italiano che è andato all'estero. Si chiama, sto parlando di Antonio Inutile. Inutile, vi rendete conto? Inutile. Cioè, questo qui è più inutile della polvere. No, veramente sto scherzando. Antonio Inutile. Cioè, dite voi se questo è un giocatore di calcio inutile. Sta sempre in tribuna. Grazie, sono inutile. Vabbè, andiamo alla seconda posizione. Alla seconda posizione abbiamo un uomo che ha fatto la storia delle verdure. Non sto parlando di pomodoro, sto parlando di finocchio! Finocchio! Cioè, vi rendete conto? Finocchio! Poi, no, vi raccontare una cosa molto bella, divertente. Una volta, mentre Finocchio stava giocando, un giocatore dell'altra squadra si era infortunato. E allora, cosa ha detto l'allenatore dell'altra squadra? Ha detto: Finocchio! Via la palla! E l'arbitro cosa ha pensato? Ha pensato che fosse un insulto e l'ha espulso, cioè vi rendete conto? E allora, cioè, in realtà lui ha detto: Finocchio, via la palla! Ha giocato il Finocchio, via la palla perché si era infortunato. E vabbè, lasciamo stare sta cosa. E allora arriva la prima posizione. Sto parlando di un giocatore che ha fatto la storia. Ha fatto tutto. Tutto ha fatto. Voi sapete sapere come si chiama? È esistito veramente. Non gioca. Dovrebbe essere un allenatore adesso. Sto parlando di Rulo di Aburi. Sto parlando di Stefano Pompini. Stefano Pompini che andava in giro per lo stadio a fare i pompini a tutti. Vabbè. Non c'entra dire su questo cognome, avete già capito tutti cosa voglio dire. E allora, ragazzi, ci vediamo alla prossima rubrica di Pippe senza gloria. Ciao, un bacio a tutti!